Bene, buongiorno. Oggi con questa conferenza diamo il via ad una attività molto importante per noi che riguarda lo sviluppo sostenibile. Parte oggi, da oggi online, un canale dedicato allo sviluppo sostenibile sul sito della Regione Marche, che è accessibile all'indirizzo www.regionemarche.it, entra in regione, / sviluppo sostenibile. Questo sito sostanzialmente dà l'avvio a un percorso di consultazioni nel territorio. Di confronto con gli enti locali, con i cittadini, con le associazioni di categoria per condividere le scelte strategiche sullo sviluppo sostenibile che la Regione con una delibera di giunta ha operato lo scorso marzo. Come dico, è un'occasione molto importante perché in particolare questa strategia di sviluppo sostenibile, che non è la prima, a differenza dalla prima che venne approvata dal Consiglio nel 2007, viene declinata non soltanto sotto il profilo di una visione ambientale o strettamente ambientale, ma in base a quelle che sono le nuove prospettive, nuovi punti di vista, la strategia di sviluppo sostenibile è declinata su una sostenibilità sia ambientale, ma anche una sostenibilità sociale ed economica, perché evidentemente il tipo di approccio e di percorso di sostenibilità basata sul solo aspetto ambientale ha portato a frutti limitati, perché può essere scontrata con quelle che sono le necessità di natura economica. Ormai sempre più questi tre settori sono interallacciati, perché effettivamente le problematiche ambientali che con i cambiamenti climatici risultano evidenti stanno diventando fortemente impattanti anche su gli aspetti di natura sociale e di natura economica. Quindi evidentemente è fondamentale trattare la sostenibilità in una forma più ampia. È chiaro che questo documento, che poi alla fine del percorso diventerà un documento approvato dalla Regione, un documento estremamente importante perché è sostanzialmente il documento che poi guiderà l'impiego delle finanze regionali, quindi guiderà il bilancio e sarà la guida e il punto di riferimento per tutte le pianificazioni di settore. Nel sito, quindi in questo canale dedicato, si trovano un po' le cose che ho detto, ma si trova ovviamente anche la parte più importante, che è quella degli incontri e del confronto con il territorio. Importantissimo, ed è questo insomma, è il lancio maggiore che facciamo e l'attenzione che vorremmo porre e far porre ai cittadini è quella del questionario. Quindi sul sito è presente un questionario e questo questionario ha l'obiettivo di raccogliere il pensiero dei cittadini marchigiani e del mondo marchigiano attraverso appunto forme di questionario anonime che però sono in grado di individuare fascia d'età e tipo di interlocutore che compila il questionario. Questionario fondamentale perché in sostanza è un primo percorso di ricognizione su quelli che sono i temi, gli argomenti di maggior interesse e che sono un po' il cuore dell'interesse e dei problemi che i cittadini rilevano. È chiaro che il questionario parte da quelle che sono le scelte strategiche, per cui
i cittadini avranno modo di dire la loro sui punti che la Giunta ha individuato come strategici e sulle le azioni che alla Giunta sembrano più importanti. A valle di questo questionario, appunto, dove verranno focalizzati diversi aspetti, ci saranno gli incontri territoriali di concertazione. Il modo, la modalità scelta per la concertazione è una modalità molto articolata, proprio per far sì che si raggiungano un po' tutte le categorie di enti, di associazioni, di persone presenti nel territorio, e che si tocchino anche diversi aspetti nelle diverse modalità. Quindi, in buona sostanza, da un lato c'è tutto il sistema di incontri, di partecipazione guidate, svolte da facilitatori che coinvolgono i portatori di interesse e sono magari più mirate agli enti locali, associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, del mondo dell'istruzione e quant'altro, che è un po', diciamo, la metodica più classica. A quella si affianca un forum per lo sviluppo sostenibile che viene sostanzialmente coordinato e attuato anche lì, anche attraverso incontri, ma attraverso appunto la piattaforma del forum, e viene coordinato dal CSV, dal Centro Servizi di Volontariato, quindi questo mira un po' più sul coinvolgimento sugli aspetti sociali, sul mondo un po' dell'associazionismo di volontariato e quindi su un po' più vicino, diciamo, ai cittadini attivi che partecipano in maniera attiva al volontariato e alle problematiche del territorio. E poi ci saranno anche degli altri due ambiti abbastanza particolari, che sono il coinvolgimento dei bambini attraverso le ludoteche del riuso. La Regione Marche ha una rete di ludoteche regionali che sono distribuite in tutte le cinque regioni marchigiane, e quindi attraverso delle attività ludico-creative verranno coinvolti anche i bambini, e quindi in qualche maniera si sentirà anche la voce dei più piccoli, che molte volte è più importante della voce dei grandi. E infine si punta ad avere il coinvolgimento, il confronto col mondo ambientalista attraverso la rete INFEA, che è insomma la rete di educazione ambientale. Per avere una garanzia di territorialità, di partecipazione attiva degli enti locali, infine, con l'ANCI Marche siamo in procinto di sottoscrivere un protocollo di intenti specifico proprio per rendere efficace il confronto anche con gli enti locali. Quindi per noi è un giorno importante, perché abbiamo un percorso di confronto con i cittadini che viene tra l'altro a valle di un confronto che è stato effettuato dal nostro interno con tutti i servizi, proprio perché ribadisco fortemente la strategia di sviluppo sostenibile, che è una declinazione locale dell'Agenda 2030 dell'ONU e della strategia nazionale, e viene declinata da quella, ma appunto la strategia è una strategia che legge la nostra realtà territoriale a 360 gradi, quindi coinvolgendo tutti gli aspetti. Per cui abbiamo preparato questi incontri con i cittadini, gli enti, le associazioni e le imprese, abbiamo preparati con dei confronti preliminari interni con tutti i servizi, che sono stati veramente fruttuosi, perché è stato già un primo momento di messa in rete delle conoscenze, delle particolarità di ciascuno, che per noi è stato molto interessante e molto gratificante. Noi ovviamente abbiamo partecipato a tutti questi incontri e
a volte abbiamo preso cose che evidentemente lavorando in altri settori non conosciamo, e questo è già un primo passo che a mio avviso è molto, molto importante e molto interessante. Io chiudo qui, se ci sono domande poi rispondo. Grazie Renzo, grazie Massimo, intanto buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa che è dedicata a un argomento che per me è molto caro, e cioè lo sviluppo sostenibile. Porto anche i saluti dell'assessore all'ambiente Angelo Sciappetti, che aveva dato la sua disponibilità, anzi avevamo proprio concordato insieme la data di questa conferenza stampa perché ci teneva molto ad esserci, purtroppo ha avuto un imprevisto e quindi porto con grande piacere i suoi saluti, ma soprattutto lo ringrazio per il lavoro che in questi anni ha fatto e che insomma è stato molto prezioso. La strategia regionale di sviluppo sostenibile a cui faceva prima riferimento l'ingegner Sbriscia è stato portato in giunta da lui con la delibera 304 del 2020, ed è una delibera molto importante perché, come ricordava appunto Sbriscia, non solo delinea le scelte strategiche dello sviluppo sostenibile, ma lo fa in modo trasversale e lo fa alla vigilia della prossima programmazione europea, che sarà una programmazione molto importante perché l'Unione Europea ha già annunciato che vuole diventare entro il 2030 il primo paese a impatto climatico zero, e quindi ci aspettiamo che nei prossimi anni ci saranno tantissime risorse a disposizione, ma le risorse per essere intercettate devono aver bisogno di progetti. Credo quindi che lo strumento del questionario che è stato individuato dagli uffici, e che ringrazio per il lavoro egregio che hanno svolto, sia uno strumento molto importante, anche perché poi quando ai tavoli istituzionali si condivide con le associazioni di categoria, insomma con tutti i vari portatori di interessi, di allocare una parte molto cospicua di risorse, magari insomma decisamente anche più ingente di quanto è stato fatto in passato sullo sviluppo sostenibile, si ha quasi la sensazione a volte di vivere su Marte, no? Che no, nonostante quello che leggiamo tutti i giorni, però alla fine le priorità siano sempre altre, e quindi c'è sempre tempo poi per investire sullo sviluppo sostenibile. Per cui auspico una grande partecipazione a questo questionario, perché lo abbiamo fatto poi per tenerne ovviamente conto, e poi ovviamente insomma spero anche che la scelta di proseguire verso lo sviluppo sostenibile sia una scelta apprezzata dai cittadini, anzi da loro ci aspettiamo molti suggerimenti, insomma magari se dare priorità al trasporto, alla mobilità sostenibile piuttosto che all'efficientamento energetico degli uffici. In questi anni comunque tanto è stato fatto, non è mai abbastanza quello che si fa da questo punto di vista, anche perché il gap da colmare è veramente ampio. Però vorrei ricordare due progetti su tutti. Il primo è il progetto Marte, a cui ha lavorato oltretutto l'assessore Sciapichetti, e cercava appunto di efficientare 7 ospedali perché le strutture sanitarie sono quelle più energivore, e poi anche il tema del patto dei sindaci, rispetto al quale la regione Marche è stata individuata nel 2016 quale ambasciatrice del patto dei sindaci, perché cerca di coinvolgere, o meglio vincolare, le amministrazioni comunali ad adottare dei piani cosiddetti PAESC per l'azione clima, che si misurano in termini di impatto di CO2 entro i 24 mesi dall'adozione del piano nei consigli comunali. Partiranno nei prossimi mesi questi tavoli di concertazione a cui faceva prima riferimento Sbriscia, proprio per l'avvio della prossima programmazione, e
organizzeremo delle iniziative che si aggiungono al questionario proprio per interagire con i cittadini. Le scelte strategiche individuate, magari lo illustrerà dopo anche la dottoressa Giacomini se vorrà intervenire, sono le seguenti. La linea A, prevenire e ridurre i rischi di catastrofi, riducendo l'esposizione ai pericoli e alla vulnerabilità. B, affrontare i cambiamenti climatici. C, riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare le biodiversità. D, perseguire l'equità tendendo verso l'eliminazione della povertà, delle sperequazioni dei benefici dello sviluppo. E infine E, promuovere la ricerca industriale di innovazione tecnologica verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili. Ora, l'approccio a cui faceva riferimento l'ingegnere Sbriscia, cioè di non considerare più lo sviluppo sostenibile come qualcosa di prettamente ambientale, è qualcosa che sin dal primo giorno è stato assolutamente nelle corde di questa amministrazione regionale, tant'è che la legge regionale 25 del 2018, legge quadro per la quarta rivoluzione industriale, cerca proprio di porre al centro l'economia circolare come una vera e propria leva di politica industriale. Mi spiego meglio. Se molti parlano di economia circolare solo in tema di minor conferimento in discarica di molti rifiuti, che è giustissimo, noi siamo stati la prima regione italiana ad aver detto no, attenzione, l'economia circolare deve essere una leva di politica industriale, perché recuperare le materie prime di scarto all'interno dell'azienda non è solo un modo per ridurre i rifiuti di scarto, ma proprio anche per, insomma, acquistare meno materie prime e quindi abbattere i costi di materie prime ad essere più competitiva. Se non si innesca proprio questo, cioè anche il vantaggio economico, siamo convinti, insomma, che sarà quantomeno poi più lungo, più difficile implementare quello che per molti versi poi è un vero e proprio cambio di mentalità. Un altro valore aggiunto che voglio sottolineare, anche se lo accennava già Sbriscia nella strategia regionale di sviluppo sostenibile, è che per la prima volta i dirigenti, o meglio proprio i capi servizi della regione, formano un tavolo permanente dove non solo ci si confronta, ma che diventa una vera e propria cabina di regia nell'impiego dei fondi europei e della prossima, appunto, programmazione a cui facevo riferimento prima. Questo perché la politica energetica della Regione Marche in questi ultimi anni non si è caratterizzata solo, come avveniva prima, da un incentivo che è assolutamente opportuno, ospitato, di fonti di energia rinnovabili, ma siamo convinti che accanto a questo è importantissimo accompagnare una riduzione di consumo energetico. Sono tanti bandi a cui ha lavorato la PF diretta dall'ingegner Sbriscia, che ringrazio veramente per il lavoro encomiabile svolto in questi anni. Gli obiettivi europei però per la decarbonizzazione dell'economia richiedono sia alle imprese che ai territori un impegno costante verso l'innovazione. Ecco, concludo con questo auspicio, cioè che l'investimento in ambito energetico possa diventare un fattore competitivo che possa sempre più creare occupazione e valore aggiunto, preservando ovviamente al contempo anche il capitale naturale. Grazie a tutti. Buongiorno, mi scuso di non avere il video disponibile. Le mie parole sono abbastanza brevi, perché sia l'assessora Bora che l'ingegner Sbriscia hanno illustrato tutto il percorso. Quello a cui noi teniamo è appunto far l'innovazione di processo che ha visto il coinvolgimento interno di tutti
gli uffici della Regione Marche che trattano tematiche diverse. E l'altro aspetto molto importante per noi è il coinvolgimento territoriale e quindi la partecipazione di tutti i cittadini delle Marche affinché vi sia una condivisione dell'inquadramento delle scelte strategiche che sono state approvate con la DGR 304 del 2020 e diano dei contributi per la definizione degli obiettivi della strategia regionale e per l'individuazione delle priorità, in quanto le scelte strategiche sono scelte molto ampie e necessitano appunto di un'identificazione più chiara in termini di obiettivi. E il mio invito è quindi quello di iniziare col primo strumento messo a disposizione dalla Regione, che è la compilazione del questionario, che è propedeutico all'organizzazione di tutti gli incontri che saranno svolti online che coinvolgeranno tutti i cittadini marchigiani, sia in forma singola che in forma aggregata. Allora, non vedo domande, non vengono domande, e quindi siamo stati esaustivi, esaurienti, e possiamo anche chiudere qui la videoconferenza stampa, ringraziando tutti per la partecipazione e con l'invito ovviamente a compilare tutti i questionari per dare avvio a questa nuova strategia. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, arrivederci, buon fine settimana. Grazie.